Buonasera Vito Lamberti, che mi ha fatto il cronaca. Buonasera, buonasera Antonio, buonasera a tutti. Ed eccoci quindi per questa 22esima giornata della Palestra Franco Zizzi, una partita, Antonio, che come sempre ci ricorda una marea di altre partite bellissime che abbiamo visto nella storia di queste due squadre, che pur trovandosi agli antipodi della nostra, del nostro paese, sono due squadre che spesso e volentieri hanno dato davvero spettacolo in forma diversa, in momenti diversi, e speriamo oggi di vedere una partita degna appunto del nome di Junior Fasano e Bolzano. Sì, andiamo a leggere proprio le formazioni, con Bolzano che schiera i due portieri Pedro Hermones e Rafael Rottensteiner, seguono Leonardo Trevisol, Marco Pantinato, Jonas Walker, Francisco Omada, Jonas Rossignoli, Luis Felipe Gaeta, Erik Udovcic, Tim Topolovec, Andrea Basic, Zoe Mizzoli, Mario Panzic, capitan Dejan Turkovic, allenatore Mario Sport. Idea Group Fasano, Sibilio e Alessandro Leban, poi Filippo Angelini, Carlo Sperti, Davide Pugliese, Leonardo Boggia, Cantore, Dario Petroschi, Eric Kosling, Raffaello Corcione, Albi Irstam e Flavio, il capitano Vito Fovio, capitano i signori Davide Schiavone e Luca Nicolella, commissario FIGH, o meglio Federhandball, Gregorio Scisci. È una partita importantissima questa per la classifica, con il Fasano che cerca i punti che mancano per matematica. Per il matematico piazzamento nella griglia del playoff scudetto, e secondo il Fasano dopo i due asterischi tolti dalla classifica con i recuperi dei match persi inizialmente per gli impegni in European Cup. Il Bolzano che invece gioca le ultime carte per certi versi per agganciare questo treno. Oggi il Bolzano dista dai playoff 8 lunghezze, praticamente a 5 giorni dal termine. Una sconfitta oggi avrebbe il sapore di condanna matematica a tutti gli effetti, definitiva. Sì, assolutamente sì, Antonio, anche perché in quella zona della classifica c'è una bagarre particolarmente agguerrita tra Merano, Sassari, Pressano, insomma squadre che per quello che hanno fatto vedere quest'anno in campionato meriterebbero sicuramente l'accesso alla Final Four, e ovviamente però un accesso che non deve assolutamente precludersi la Junior Fasano, squadra che, come sappiamo, quest'anno ha giocato la finale di Coppa Italia, perdendola peraltro davvero all'ultimo con il Bressanone. È stata la squadra che più avanti di tutte è arrivata in una competizione europea, quindi è chiaro che per la Junior Fasano è fondamentale quantomeno cercare, ovviamente arrivando alle Final Four, di puntare all'obiettivo scudetto. È chiaro però che questi punti di oggi serviranno anche ad arrivare a un derby in maniera un po' più organizzata, forse potremmo dire con un entusiasmo che sicuramente si rinvigorirebbe con una vittoria col Bolzano. Intanto è appena iniziata la partita. Sì, inizia il Bolzano in attacco con il portiere tra i pali, che ovviamente è Pedro Hermones, poi vediamo Turkovic, ovviamente distinguibilissimo, suo numero 23, numero 99 Mario Panzic, pivot Andrea Basic, poi abbiamo col numero 5 Marco Fantinato, le due ali abbiamo col numero 13 Francisco Aumada, e poi vi diremo che alla sinistra, perché seguiamo questo attacco del Bolzano che vede subito Basic tentare di girarsi, ma Bearevic lo bracca, e Tim Topolovec, ovviamente l'ala sinistra titolare in questa via di gara. Ancora vediamo Turkovic, c'è il braccio del passivo che si alza, Angiolini conquista per un attimo il possesso palla, e quindi poi la Junior può attaccare per prima con Notarangelo che aggancia la sfera rinviata, cambio di Stambearevic in fase difensiva, e poi c'è lo strattonamento da parte di Panzic che causa il primo 9 metri dell'incontro a favore della Junior, che schiera Pugliese, Notarangelo, Ostring, Irstam, Angiolini e Cantore, e Leban nella prima fase offensiva dell'incontro, Bearevic al posto di Irstam nella fase difensiva che abbiamo raccontato precedentemente. Quindi entrando in cronaca, Notarangelo, Angiolini, Irstam ha spazio davanti a sé, prova a entrare, c'è forse la difesa in aria,
ma c'è anche la parata da parte, diciamo, che c'è poco da esultare, una parata abbastanza semplice ma importante, poiché corrisponde quindi dall'altra parte al primo gol del Bolzano. Sì, c'è proprio Dejan Turković che ha sbloccato il risultato per la formazione ospite. Proprio Turković è il miglior marcatore della squadra altotesina con 127 reti, anzi il secondo miglior realizzatore, perché prima c'è Mario Panzic con 154, che è anche il secondo assoluto dietro l'irraggiungibile ormai Cagnete, che è in fuga a 224 reti. Seguiamo questo attacco della Junior con Angiolini, che a sua volta è il miglior realizzatore della Junior, ferma con questa grande rete Angiolini, che ha realizzato 118 reti. Dall'altra parte c'è la parata di Leban, ora su Panzic, Kostic si vola in ripartenza veloce e va schiacciando a terra proprio l'estremo difensore altoatesino, che poteva poco, Pedro Armones. Sì, diciamo che qui Fantinato probabilmente con un po' più di esperienza avrebbe potuto ottenere anche uno sfondo, diciamo che Kostic non è un giocatore agilissimo, sì, che fa della velocità, nel cambio sì. di direzione probabilmente avrebbe potuto sicuramente Fantinato ottenere qualcosa in più, però forse è l'assoluta correttezza, sì. Esatto, che contraddistingue. Sì, non ha voluto rischiare un provvedimento disciplinare pesante già dopo tre minuti di incontro. Vediamo Panzic dall'altra parte che serve Fantinato, poi c'è Panzic ancora, però se è Basic che non è abilissimo in questa circostanza nella black last, a cercare e a trovare Angiolini. A tre le realizzature della Junior, una ripartenza ottimale questa della Junior con Otarangelo, che ha alzato un campanile che raramente si vede nella palla a mano, si dirige il passaggio più basso e forte, però è assolutamente efficace qui Otarangelo. Col passare della stagione sicuramente abbiamo avuto modo di vedere anche come stia crescendo dal punto di vista anche della sicurezza nei propri mezzi, quindi dell'autostima. Questa Junior Fasano sono giocatori che relativamente giovani che comunque stanno crescendo col passare del tempo anche sotto questo aspetto. Se c'è qualcosa da rischiare in più oggi probabilmente la rischiano. Intanto abbiamo visto ancora Beharevic sempre efficace la sua difesa, sì, nonostante l'età. Fantinato ora cerca di aggirarlo andando su Osling, che però anche lui non è un cliente facile da affrontare. Assolutamente sì, peraltro intanto qui vediamo il tentativo, recupera poi palla Notarangelo, ma anche qui un'ottima difesa della Junior, perché Panzi ci ha dovuto forzare un passaggio al pivot. Sì, per quanto Notarangelo e Pugliese appunto Notarangelo dicesse ma su chi stavi difendendo, insomma, il compagno. Sì, Basis cerca vita più facile da parte Pugliese e Notarangelo, ma non è così. Ora però riesce a liberarsi di Pugliese e poi inguardabile il tentativo a effetto, non da Basis sicuramente. Angiolini poi sotto fallo riesce a servire a Jostam, regola del vantaggio, poi Jostam come sempre trova abilmente Osling, che è altrettanto abile Osling con un pallonetto morbidissimo a battere. Guarda, sono davvero estasiato dal vedere con che sicurezza stiano giocando oggi i giocatori della Junior Fasano. È una partita in cui li vedi giocare con una naturalezza e una semplicità come se si conoscessero da sempre. Forse è giunto quel momento di cui parlava anche Fovio a inizio stagione, e comunque ha continuato a parlarcene a metà stagione, in cui la squadra ha maturato, come dicevamo, quella sicurezza necessaria ad affrontare, staremo a vedere, le Final Four. E te Turković è l'unico che finora è riuscito a sorprendere in qualche maniera la difesa fasanese, che deve trovare anche la continuità d'azione oltre la capacità di trovare la soluzione migliore al tiro. Vediamo la Notarangelo che serve Pugliese ha un controllo non semplice, poi però riesce a tenere viva la palla che giunge dall'altra parte a Cantore con il tocco di Armones, ma c'è l'invasione poi dello stesso Pugliese, che o meglio mette il piede nell'area e quindi guadagna posizione. La Junior, era un angolo molto stretto per Cantore, non era semplice, Armone si era messo anche la punta delle dita per neutralizzare l'attacco fasanese. Sì, non ci si poteva aspettare molto da Cantore in questa occasione, anzi è riuscito comunque ad arrivare al tiro e questo mi sembra già un risultato. Altra parte Panzic, Turković, Fantinato, bravo nel trovare lo spazio per il tiro, non altrettanto bravo nella conclusione, infatti altissima la conclusione di Fantinato. Poi Notarangelo sotto fallo, passa a Turković, ma c'era stato evidente
il contatto fangoso di Topolovec sullo stesso terzino originario di Putignano. Io sta Angiolini, Notarangelo, Osling, Notarangelo, Jostam prova difficile a cercare un sotto le gambe di Turković, questo era veramente complicato da far arrivare a Osling, e può ancora Jostam servire Angiolini, poi tiro non irresistibile ma goffo il tentativo di parata da parte di Armones, che forse è molto alto, non è tanto agile ad andare a terra a un passo anche sì, meno dal solo, suo piede destro. Credo non si aspettasse che la palla potesse venire fuori dalle gambe dei suoi difensori in quel modo, e quindi l'ha vista probabilmente all'ultimo. Sì. E ovviamente, come giustamente dicevi, unito alla sua struttura fisica, ha fatto sì che non potesse prenderla. E qui intanto c'è un tocco di piede della difesa, sì, spontaneo nel tentativo di difendere per Bealevic, spontaneo più o meno, però comunque il pallone è stato volontariamente preso con il piede. C'è il giallo, sì. C'è il giallo. Turković, Pansic, Turković, Fantinato. Qualche difficoltà, poi Pansic arriva al tiro sotto fallo, anche qui molto evidente il fallo subito da Pansic. Si riparte dalla linea tratteggiata dei 9 con Basic che ha già rimesso in gioco per Pansic e Turković, poi Fantinato, ancora Pansic, ci prova Fantinato, c'è la deviazione del muro fasanese, rimessa dall'angolo per il Bolzano che è sotto di 3 reti, 5-2, 8 minuti 20 secondi, poi tentativo di Fantinato leggibile da Leban, intanto in maniera profonda difficile questa da abbrancare, e quindi nuovo possesso palla a Bolzano e sospiro di sollievo per Mario Sporcic in panchina, che cammina irrequieto passeggiando proprio davanti ai suoi ragazzi in panca alla ricerca di una soluzione per provare almeno la via del tiro più facilmente, perché ci Bolzano stava questo tentativo di, sì. tentativo di Leban, ma sono gli errori che non bisogna commettere sul 5-2, mantenere la calma e ottenere un altro gol di vantaggio probabilmente a 9 minuti dall'inizio della partita. Ora, ora Pansic poteva servire Turković, aveva una prateria davanti a sé, ha preferito andare dalla direzione opposta, mentre c'è il giallo anche per Osti, quindi ammonita entrambi due al centro della difesa. La piroetta di Pansic da Bish handball inefficace, che le vampara, e Osting si scopre contropiedista quest'oggi e firma il 6-2. Bravo Levan. Pansic era stato bravo nel saltare l'uomo con questa acrobazia, però il tiro poi è stato abbastanza debole e centrale. Bravo Osling, perché Bearevi, il pallone che gli ha servito Bearevi non era semplicissimo, era sotto l'altezza del bacino, Osling è riuscito comunque a bloccarlo molto semplicemente, questo fa notare appunto che il giocatore abbia una capacità di presa della palla incredibile. Gaeta a rischio passi, Gaeta appena entrato in campo al posto di Fantinato, che non aveva fatto benissimo in questo avvio di gara, e Gaeta ha tutta la sua esperienza al servizio di Sportic. Turković ancora fatica a servire Pantic, Bolzano piuttosto nebuloso, e Osling che è ancora in contropiede con il suo solito gioco di polso al tiro, aspettare il movimento del portiere, costringe Sportic al time out già dopo 10 minuti e 17 secondi giocati. Un Osling davvero in stato di grazia, e soprattutto perché sta anticipando in maniera abbastanza opportuna, direi, i movimenti dei propri compagni di squadra. Non è un giocatore veloce, la sua struttura fisica non glielo permette ovviamente, ma è un giocatore che sta cogliendo in maniera impeccabile oggi i tempi, facendosi trovare al momento giusto, nel posto giusto. L'abbiamo visto praticamente in 3 occasioni negli ultimi 4 minuti probabilmente. E sicuramente un giocatore che sta facendo la differenza. Dall'altra parte invece il Bolzano sicuramente deve rivedere qualcosa, sia in fase offensiva, spesso arriva a tirare in maniera sterile e poco utile per quanto riguarda i movimenti in termini di schema d'attacco, e dall'altra parte invece per quello che considera la difesa, Mario Sporcic ovviamente dovrà rivedere un po' alcune delle dei movimenti dei propri giocatori. Abbiamo visto più volte, è stato semplice anche per Angiolini o Jostam arrivare semplicemente al tiro o a servire appunto Osling, come abbiamo detto. Sì, sì. O anche a servire debolmente. Ho visto anche parlottare Bearevic e
l'arbitro Nicolella, a proposito del piede, il fallo di piede commesso prima da Berci, è costato il giallo, involontario a giudizio del terzino italiano, ma di origini montenegrine, ma italiana a tutti gli effetti, c'era da diversi anni. Vediamo Gaeta, entrato anche in campo, dato il muro di Ostrich su Turkovic che esalta il pubblico della Zizzi. Parabolistico, intanto applaude, abbiamo visto anche Frederiksen fuori. Abbiamo visto, è entrato Udovcic al posto di Pandžić, è proprio lui, Udovcic a cercare il tiro, ma Kleban è elastico col piede di richiamo a trovare la parata. La Juve può spingere con Pugliese, che può entrare perché era caduto a terra Topolovic, anzi era caduto a terra proprio Udovcic, quindi poi non un tiro fortissimo ma comunque efficace, con Hermones che l'ha visto sfilare al suo fianco. Beh, diciamo, fa specie vedere al minuto 11 e 30 secondi il Bolzano sotto di 6 gol, e staremo a vedere quindi come reagirà la squadra di Sporcic, e soprattutto intanto continua un'ottima difesa da parte della Junior. Sì, abbiamo visto anche entrare Mizzoni al posto di Basic, posizione di pivot, ma finora non è cambiata l'inerzia, nonostante sia già passato un paio di minuti dal timeout chiamato da Turkovic. Vediamo Mizzoni che ora subisce fallo nell'area, nello spazio tra i 9 e i 6 metri. Turkovic ovviamente non può fare tutto, cerca anche supporto da parte dei compagni. Intanto dall'altra parte il tiro e anche la sfortuna adesso contro il Bolzano. Sì, la traversa di Udovcic, può attaccare con Angiolini che però non riesce, cioè ha un problema di controllo della sfera, palla che si impenna e finisce dalle mani. Intanto anche dall'altra parte non mi sembra che ci sia tutta questa tranquillità nel gestire la palla, probabilmente credo che Angiolini il problema lo abbia anche a causa di quel problema che poi lo ha tenuto fuori anche in Coppa e in campionato. Sì, ancora due dita fasciate, anzi tre dita fasciate alla mano sinistra, ma oltre a questo evidentemente c'è un problema di pallone che non è perfettamente asciutto, se sta sfuggendo dalle mani di entrambe le squadre, ma ha continuato ad attaccare con Angiolini che fa tutto da solo. Bravo questa volta Hermones, poi forse anche con una piccola invasione turco, cioè viene premiato il gesto tecnico, è anche giusto già così. Gaeta poi fermato da Pjanic che lo abbraccia. Sì, netta l'invasione di Turkovic, ma bella parata però di Hermones, non semplice, tra l'altro abbastanza plastica, è raro vedere le gambe alzarsi in quel modo per una palla a mezz'aria. Gaeta, Turkovic, Udovcic, Mizzoni esce dal blocco della difesa, prova ad aprire così le maglie il Bolzano. Gaeta però non riesce a gestire la sfera, Bearevic che poi ancora non fa un passaggio ideale perché è basso anche questa volta, però non riesce nella circostanza Ostrich a bloccarlo come prima, c'è il luogo, cambia di possesso palla, ma è Angiolini a murare su Gaeta. Sì, peraltro, che ha perso la freschezza ai tempi d'oro. Sì. Oltre a questo aveva anche chiuso fin troppo il polso sinistro, la palla è finita addosso ad Angiolini che si era praticamente girato, quindi limitatamente è merito di Angiolini in questo caso. Probabilmente se avesse incrociato il tiro Gaeta non sarebbe finita sul corpo del giocatore della Junior Fasano. Gaeta classe 82 come Bearevic, i due decani di questo match, e loro sono i grandi protagonisti di sfide sia degli scudetti che hanno visto entrambe le squadre protagoniste. Intanto c'è una difesa in area di Turkovic, questa volta viene ravvista la difesa di Turkovic con la sportività che contraddistingue questa atleta, col pollice conferma agli arbitri la bontà della decisione presa, la correttezza della decisione presa, e si andrà dai 7 metri il primo dell'incontro con Dierstam contro Hermones. Sotto le gambe di Hermones, il 9-2, vola più 7 la Junior, la Sinea Group Fasano, quando ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco. Rientra anche Pandžić con Turkovic che rifiata in panchina. Ahumada cerca di uscire sempre dalla posizione, poi Turkovic viene spinto. Ora c'erano gli estremi forse per i 7 metri con la spinta di Angiolini. Sì, probabilmente sì.
Stava andando al tiro. Solo 9 metri e già si gioca. Vlahovic lascia Pandžić. Vlahovic, Gaeta. Pandžić dà l'impressione di non sapere che fare a volte il Bolzano. No, e non solo il Bolzano, ma nello specifico anche Pandžić. Stavo giusto per commentarlo. Sì, non ha le idee ben chiare e soprattutto né Udovcic né appunto la mancata concomitanza in campo di Turković e Pandžić ha fatto sì che il giocatore con la maglia numero 99 potesse arrivare lanciato al tiro, che è un po' ciò che lo rende un giocatore così efficace. Udovcic contro Lehmann, serie di finte, rete di Udovcic che si sblocca, sblocca anche dopo diversi minuti il Bolzano, che era stata forse è stato 12-13 minuti senza realizzare una rete. Era fermo a 2 sin dal principio. 7 ormai. Metri concesso per difesa in area di Östling su tentativo offensivo di Francisco Ahumada, che dalla posizione della destra ha finito sul lato opposto dell'attacco al Todesino, e questa volta in maniera efficace. Östling prova un servizio a Pugliese, che in versione pivot si erano invertiti i ruoli per certi versi. Tiene vivo il pallone Pugliese, poi Angelini, bravissimo per Östling, e questo è un pallone d'oro servito da Maggiolini, che cresce a vista d'occhio e cresce anche da centrale per certi versi, a fianco a Jürgenstam, sicuramente impara i meccanismi. Beh, chiaro, Angiolini oltretutto ha una fisicità completamente diversa da quella di Jürgenstam, ed è opportuno che comunque impari dei movimenti. Intanto qui c'era una doppia. Sì, non a questo fischiata punto, per pietà. Ho dei dubbi su alcuni principi fondamentali della pallamano, dovrei andare a rivedermeli, perché vabbè, questa era chiaramente una doppia, poi ovviamente essendo sfuggito il pallone per il controllo. Tanto Angiolini continua la sua masterclass di pallamano in serata con un altro gol veramente bello. Bravo, che bravo. Questi sono anche 2 minuti peraltro, insomma, sì, spinto così. Sì, questo è di frustrazione proprio, fuori di Pandžić. Non solo di frustrazione, ma ritengo che questo fosse anche molto pericoloso, perché è chiaro, il giocatore ormai aveva terminato il suo movimento e quindi è riuscito ad andare a terra in maniera un po' più attutita, ma è chiaro che se l'avesse preso in movimento, quello rischiava di essere davvero un fallo abbastanza pericoloso per il giocatore della Junior Fasano. Intanto time out. Sì, è proprio Fovio a chiamare il time out, ci prendiamo una piccola pausa per noi. Eccoci quindi di nuovo tornati in campo con la palla tra le mani di Albin Jürgenstam, e adesso un'altra novità, anche Messina e Petroschi in campo. Sì, Messina e Petroschi. 11-4 mi sembra un risultato. Anche no? Corcione, posizione di pivot. Anche Corcione, difficile non notarlo Corcione, ma in realtà non me ne ero accorto. Sì, il triplo cambio, quindi vuole rifiatare un po' gli uomini e ruotarli meglio. Intanto Petroschi si presenta con un buon tiro, ma letto da Hermones, anche il rientro di Basic in attacco per le novità di questo post timeout. Sì, diciamo, è detto che già in avvio mercoledì c'è Conversano, poi di nuovo a Conversano il derby, poi c'è il intanto cade Corcione, la palla arriva dall'altro lato a Topolovic che schiaccia troppo. Anche qui bruttino il tentativo di Tim Topolovic. Beh ragazzi, c'è poco da dire, giornata no per il Bolzano, non si spiega diversamente. Decisamente. Petroschi, Jürgenstam. Forse il passaggio qui era stato deviato, quindi sì, probabilmente Petroschi avrebbe potuto lasciarla e comunque avrebbe guadagnato il possesso, quindi sì, non si è avveduto della deviazione della difesa del Bolzano. Vi dicevamo, poi c'è qui lo scontro contro la capolista bressanone proprio sabato, e tour de force importante e non poco tra l'altro.
Intanto ancora il palo. Pandzic, palo, Leban fuori. Qui anche c'è sfortuna perché 99% delle volte in queste circostanze poi la palla finisce dopo il palo, la schiena del portiere in rete. D'altra parte passaggio, ecco, Pandzic lanciato, non sbaglia. Sì. Passaggio sbagliato qui di Notarangelo. A proposito dell'errore di Notarangelo, una condizione che non si deve verificare. È giusto provare quando sei 11-4 come nel caso precedente, adesso 11-5, ma con una squadra come il Bolzano rischi di risvegliarli, e quindi insomma è un errore che non devono commettere. Intanto anche perché io Angiolini era in power play, quindi è un peccato per la tolta al capo. Anche Holsling, Corcione qui sbaglia malamente. Diciamo che in virtù di quello che dicevi prima, intanto guardiamo l'azione dall'altra parte del Bolzano. Bene il tentativo di servizio, sì, di Udovcic a Basic, che cerca di guadagnare 7 metri spingendo la palla in area di meta con un'azione, sì, rugbistica. Sì, sì, degna di Scozia Italia, terminata poco fa. Sì. E dicevo, Antonio, che probabilmente questa scelta da parte di Fovio sia sicuramente in vista, anzi più che probabilmente sicuramente in vista del doppio impegno di cui parlavi prima, no? Sì, esattamente, anche perché abbiamo già giocato martedì di settimana l'incontro. E intanto qui Corcione va a prendersi uno sfondo con una piroetta di Turković e riparte il numero 13, il tiro di Petroschi di Ermones, abbastanza semplice in realtà. Bravo Ermones, però sempre attento quando è stato chiamato in causa. E intanto qui 7 metri e 2 minuti, sì, per Notarangelo, che si gira sorpreso perché sostiene appunto che il giocatore del Bolzano lo abbia toccato nel momento in cui ha caricato il tiro, però, e che non l'abbia quindi toccato il giocatore del Junior Fasano, ma così non è secondo l'arbitro, che quindi fischia non soltanto i 7 metri ma anche la sanzione per 2 minuti per il numero 13 della Junior Fasano. Quindi sarà proprio ancora Erik Udovcic dai 7 metri, ha già segnato poco fa. E la tocca Leban, liftata, toccata la palla da parte di Leban, è 11-6 quindi per la Junior Fasano. Mini break del Bolzano che dunque si rifà sotto, sempre vicino, distanza di sicurezza, però mai scherzare contro una squadra che ha comunque elementi di livello come il Bolzano. Angiolini richiamato urgentemente in campo al posto di Petroschi, che aveva tentato due conclusioni infelici lette da Ermones. Resta pugliese, riesce a servire Corcione che però mette il piede nell'area, ancora male Corcione in fase offensiva. Dall'altra parte ancora. Turković, non è un errore da Turković, no, questo. Assolutamente no, non puoi sbagliare un tiro del genere. Peraltro era completamente da solo, aveva tutto lo spazio necessario, la porta a sua disposizione. È strano però che Dejan Turković faccia errori del genere. Sì. E peraltro sarebbe stato un gol notevolmente importante, Antonio, perché sarebbe stato il gol dell'11-7, quindi riportando a meno 4 il Bolzano in un momento della partita in cui la Junior con questi cambi fatica a ritrovare la quadra. Sì, c'è anche Sperti al posto di Notarangelo, con Pugliese che è scalato dall'ala destra al ruolo di terzino destro. Angiolini compie il suo salto, tira sotto fallo e passa una grande rete. Ancora Angiolini migliore in campo in assoluto in questa, sì, prima tempo. E anche se in questo caso probabilmente c'è da prendersela con Ermones, perché ha battezzato il fallo, cioè nel senso, intanto dall'altra parte Pazic simula il tiro di potenza, poi bravo, serve Basic che la mette dentro. E dicevo, qui in questo caso Ermones al tiro di Angiolini ha detto questo è fallo, l'arbitro infatti fischia. Ora sta mimando, era passi, quindi c'era da fischiare il fallo. E in un certo senso gli dà anche ragione il signor Schiavone. Ma ovviamente con Angiolini, specialmente in queste condizioni, non puoi mai dirlo. Ha segnato, è riuscito a tirare peraltro con un movimento non naturale, ma è riuscito comunque a dare potenza alla palla. Intanto rientra anche Notarangelo con la fine dei due minuti. Ora Flamenzia non riesce a tenere il controllo della sfera. Grande lancio. E bel gol di Rossignoli in questo caso. Bello il lancio e bella la scappata di Rossignoli con gli occhiali. Molto rapido, sì. Sì. Pugliese trova la parata
di Hermones e anche Umada molto reattivo nel bravissimo Umada nel questo pallonetto dall'altra questo. Ha fatto il movimento, pensavo di avere già bloccato il pallone, invece il pallone è rimasto indietro. Sì. Tanti errori da una parte e dall'altra in questo momento. Beh, in questo caso sento già nelle orecchie tantissimi allenatori di pallamano che avrebbero detto prendila con due mani e poi girati. Ma e invece pecca bello. Un po' di presunzione Basic, vuole prenderla con una mano, il movimento del resto del corpo era già partito. È stato così bello il movimento di Basic che Lehmann era andato anche a parare il tiro immaginario di Basic. Potremmo dire, citando il film che... Tanto, Osling ancora... E dicevo, citando l'Oscar, Everything Everywhere All At Once, in un altro universo probabilmente Basic ha segnato. Sì, secondo la teoria del multiverso. E intanto, tornando in questo universo, sì. Junior Fasano 13, Bolzano 8, a 5 minuti dal termine. Sorride anche in cabina di regia Tiziano Di Carolo per ciò che stiamo dicendo. Ora vediamo, la palla era rimasta nelle mani di Basic che si gira molto bene e guadagna il 7 metri. Per tanti anni l'avrei voluto vedere anche a Fasano Basic come vice maglione quando Umberto Gianocchio era andato via, perché sicuramente è un atleta di livello. Ora vediamo Simone Sibilio entrato in campo a tentare di fermare la serie positiva di Udovcic, 2 su 2 finora. Bravo Udovcic, era il tiro che doveva fare sul fischio. In tranquillità sul fischio, non ha dato tempo al numero 1 della Junior Fasano di prendergli quantomeno le misure. E dunque 13-9, arriva quindi il meno 4 tanto auspicato poco fa. Quando mancano 5 minuti al termine di questo primo tempo abbastanza interessante fino a questo momento. Sì, nota l'angelo Jostam, finge il tiro, nota l'angelo, poi se la ritrova addosso Hermanes, che bravo, così come è reattivissimo, che bravo Osling. E mi sa tanto, Antonio, che devo spodestarti Angiolini dal premio per ora di migliore in campo. Osling è davvero straripante quest'oggi. Stanno giocando entrambi. Sì, al 100% praticamente.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Tutto pronto qui a Pesta Sisi per il secondo tempo, veramente manca poco per la ripartenza dagli altri campi. Possiamo andare a raccontare di Fondi che vince sul Carpi per 16-11. Intanto abbiamo il cronometro di questa ripresa, poi abbiamo tanto Angiolini che entra da solo con un palleggio, mette fuori uso i due difensori del Bolzano. Quando cominciano insomma ragazzi così, ci sono tutti i presupposti di imbarcata ed è ciò che sì. E poi tra l'altro dopo il secondo tempo, diciamo, dopo l'intervallo sì, ci si poteva aspettare una reazione, no? Almeno tuttavia staremo a vedere, sì, insomma, appena iniziato si può aspettare una reazione d'orgoglio. E ancora adesso Bolzano, ecco, nel primo tentativo offensivo della squadra in maglia bianca, che bel bello gol. Bello, bellissimo quello di Ahumada. Ahumada, sì, molto bello, d'angolo meno uno quasi, sì, sì, sì. Davvero molto complicato. E intanto ancora Jostam che finge il tiro, serve dall'altra parte Carlo Sperti e la mette dentro. 19-12. Antonio, invece stavi prima dando un po' di numeri. Sì, dagli altri campi, Fondi Carpi 16-11, all'interno Merano
Siracusa 19-8 all'intervallo, poi il Rubiera perde in casa col Campus Italia all'intervallo per 13-16 e il Sassari vince, però siamo ancora al decimo del primo tempo, per 6-5 sul Pressano. Questi occhi puntati soprattutto su quella partita, specialmente per il Bolzano. Poi ancora da iniziare, Bressanone, Cassano, Magnago e Romagna con Bersano, mentre ancora efficace l'attacco del Bolzano col palo da parte di Angiolini, nota Arangelo, Irstam, Angiolini serve Osting e continua questa notte d'amore. Sì. Tra... è incredibile, Osling è davvero implacabile, è un giocatore di una forza fisica davvero disarmante, specialmente quando poi lo vedi paragonato in contrapposizione a giocatori come Pancic, no? che aspetti essere comunque un difensore di tutto rispetto, completamente annullato di fronte alla presenza fisica di Osling oggi in giornata di grazia. Intanto proprio Pancic, che come hai già detto nel primo tempo, Antonio, sembra un po' indeciso su ciò che c'è da fare, e qui tra l'altro autore, della sua match, diciamo, autore di un erroraccio che un pallone alla Junior Fasano che può ripartire sul risultato di 20-12 con Angiolini che prova ad entrare rapidamente, serve Notarangelo, fa lo scalare per Jostam che la mette dentro con semplicità. 21-12, c'è poco da dire, Vito, su questa gara che veramente sta raccontando tanta Junior, poco Bolzano. E tra l'altro c'è il rischio del passivo di meno 10 per il Bolzano, e tanto Berevic che si lamenta con i suoi compagni di squadra. Il tiro di Pancic che finisce fuori, richiede una deviazione da parte del difensore, no, proprio Berevic che è assolutamente inesistente. Pancic che oggi inesistente almeno quanto quest'ultima palla, e intanto Angiolini bravissimo nel far scorrere il pallone per non il compagno Cantore, che è arrivato da potenza, lancio lungo, ma è bravissimo sempre Cantore che si è tenuto in difesa nel frattempo, andando a recuperare il pallone in questo tentativo di contropiede da parte del Bolzano, che adesso proverà in maniera organizzata ad attaccare senza Pancic, giocatore ricordiamo che ha segnato più gol con la maglia bianco-grigia con inserti rossi del Bolzano. Intanto il tentativo adesso di Turković fa girare palla verso il numero 22 Udovcic, ancora in fantinato e con la Angiolini che spinge, che falcata, sì, e Turković si arrende mestamente e lascia. Ha temuto lo stesso Hermones, che credo non abbia chiuso gli occhi ma abbia digrignito i denti. È un giocatore che fa paura adesso Angiolini, è l'anno della sua consacrazione. Sì, intanto dal 17-12 primo tempo siamo a 22-12 più 10 Junior, massimo vantaggio. Sì, dovesse continuare così. Tato Bearevic si è affezionato al pallone, è suo amico, citando Olier Ben, capitano Tsubasa, sì. Con estrema correttezza poi va a chiedere delle condizioni di Udovcic, del polso di Udovcic che era rimasto attaccato al pallone, la tenaglia. Poi Udovcic anche fa tutto bene inizialmente, poi la lascia in maniera non perfetta a Turco, cioè riesce comunque a guadagnare una rimessa. Purtroppo D'Angelini si alza il passo e passivo, Pancic la passa a Leban che poi lancia Osling che oggi è in versione Radovcic. Ancora, sì, siamo, è incredibile, perché no, stiamo parlando del 100% di non so quanti gol, Antonio, quindi sì, batte le mani felice, ovvio che non può che essere soddisfatto della serata dei suoi ragazzi, invece Sporcic dopo 5 minuti e mezzo del primo tempo, quindi freschi di strigliata negli spogliatoi, si è strigliata estata, è già costretto nuovamente a tornare a parlare con i suoi. Sì, certo, è classico risultato per ora, ovviamente mancano 25 minuti, rimontabilissimi 11 gol, ovviamente magari non con questa Junior Fasano ma nella pallamano in generale, e non con questo Bolzano soprattutto, e non con questo Bolzano come dici, tuttavia immagino chi dovesse appunto dagli altri campi vedere il risultato al minuto 35 diciamo della partita
23-12 per la Virtus Fasano sul Bolzano è davvero allarmante. E intanto rientrano per dopo l'ennesimo time out, e qui vediamo anche proprio Basic che dà indicazioni ai suoi compagni. C'è tanto da fare, è rientrato anche Pancic, ma il Bolzano oggi sembra davvero non essere in partita. Sì, le sta provando tutte, Sporcic tra l'altro ha chiamato il time out perché è sicuramente l'ultima sliding doors per tentare l'impresa di rimettere in piedi questa gara. Passa da questi minuti perché dovesse continuare a correre il cronometro senza cambiare l'inerzia di quanto sta accadendo, ovviamente non si può più ristabilire nulla. Doncic trova la rete con l'aiuto della deviazione di Bearic, quindi si sblocca dopo 6 minuti nella ripresa il Bolzano. Per l'altra parte Cantore, dopo il fallo qui forse gratuito rischiato. Sì, onestamente che... seguiamo un attimo l'azione, lo commentiamo fra un attimo, perché Udovcic ha cercato e ha trovato lo spazio per Turković che la mette all'incrocio senza troppi problemi. Un passo di danza prima tra Bearic e Udovcic, sì, precedente. Per quanto riguarda invece lo sfondo di prima, non lo so, onestamente l'arbitro era molto vicino, sì, quindi probabilmente ha avuto la percezione, sì, del contatto, perché dalla nostra angolazione siamo da tutt'altra parte rispetto, sì, a dove è accaduto ben prima la palla. Esattamente, probabilmente non c'erano gli estremi per il per lo sfondo, e quindi più vicino a lui avrà visto bene. D'altra parte Hosting ne sta inventando una dietro un'altra, lui ride felice, il pubblico è invisibilio. Questo è un giocatore pazzesco. Anche lui tra l'altro sta diventando una frattura. Dai la palla ad Osling, intanto ci pensa lui. Mamma mia, eloquenti i gesti del pubblico, con la mano ad esaltare proprio la classe del pivot svedese che sta facendo una lezione. D'altra parte Turković trova il piede di leva, Netarangelo sulla respinta è lesto, poi subisce fallo, lancia Angiolini che poi la ridà. Bella parata di Hermones, molto bello. Qui l'intervento col piede di Hermones che cerca di tenere in vita i suoi sul meno 10. E a proposito, una parata tutta ragionata, perché lui si è messo in posizione tale allungando il piede dall'altra parte proprio per cercare, qualora Notarangelo l'avesse incrociato, di prendere il pallone, e così è stato. Grandissimo portiere Pedro Hermones, è intanto dall'altra parte batterio. E questa volta però nulla può, insomma, il numero 1 che avevamo visto un po' in ombra dal punto di vista delle conclusioni, io sono nel primo tempo, sì. Ora sicuramente ha rispolverato la sua arte cannoniera. Ci prova ancora con serenità, quella che si può avere sul 25-14. Il Bolzano è intanto ancora l'ingresso di Doncic dall'altra parte, e forse poteva esserci il fallo atterrato su, secondo me, con un principio di fallo. Lamenta anche lui che rimane a terra l'indecisione dell'arbitro. Dall'altra parte Notarangelo che senza un giocatore in difesa può entrare tranquillamente, continua a guardare male l'arbitro Udovcic, e a nostro giudizio comprensibilmente il fallo sul numero 22 del Bolzano c'era, e staremo però a vedere, insomma, se in maniera poi tra l'altro assolutamente onesta e corretta Udovcic ha manifestato la propria opinione su quanto accaduto. E intanto è ancora a Bolzano adesso con Turković che prova ad entrare, viene strattonato però Angiolini da parte del pivot Zoi Mizzoni, e intanto ancora Angiolini, bello, tiro deviato e la palla che la finisce difesa, fuori. Sì, efficace questa volta del Bolzano, con sì tra l'altro anche Fantinato si va a sincerare delle condizioni di Angiolini, però poi arriva Pancic e lo stesso Mizzoni che dicono non si tratta di fallo, non si tratta di fallo, probabilmente per quel che possiamo capire. Sì. Per quanto Antonio sia estremamente... Intanto continua ad accendersi gli animi con, sì, Mizzoni. Sì, sì, Pancic e Mizzoni stanno provocando un po' il pubblico della palestra Zizzi in maniera anche incomprensibile, visto che non quando partita, perdi di 12 stasera, sì, davvero poco senso, però questo dimostra come effettivamente i giocatori del Bolzano ce la stiano mettendo tutta e siano evidentemente in giornata, no, e poi quando ci sono questi o forse cercano
per provare a tornare in altre maniere con una vittoria a tavolino, forse potrebbe essere insomma una intanto qui Cantore stava guardando tutt'altra partita, raro, sì, perché Cantore è un giocatore estremamente concentrato, sì, anche perché ieri stiamo cercando un passaggio illuminante da, sì, parte a parte, che era finito nelle mani di Cantore, il quale però, come ben detto, si era distratto un attimo. Pandžić, Turković. Pandžić al limite dei 3 secondi, col pallone fermo tra le mani. Turković riparte, difesa eccezionale da parte della Junior. Ora però Mizzoni riesce a liberarsi con Beric, che non vuole andare in panca puniti, e quindi lascia la maglia di Mizzoni. Parangelo poi parla per Sperti, che guadagna tutto lo spazio possibile e va alle spalle di Hermones, che sì, spesso non ha colpe, non ha avuto colpe, però anche lui è sotto toni, indubbiamente. Sì, sicuramente, rispetto a quello che abbiamo visto in altre partite di Pedro Hermones, oggi non è la sua giornata di grazia. Peraltro anche in questo caso è uscito Sperti, è arrivato a tirare praticamente la posizione di terzino, poco ha potuto, però in quel caso bravo anche Sperti con estrema lucidità a, sì, farla molto passare tra le gambe del portiere in maglia oggi arancio. Sì, ora guadagna la meta Mizzoni, che aggancia la sfera e trascina in aria Beharević e Hosting. Con Beharević non è molto d'accordo. E intanto e Mizzoni continua. Cerchiamo di, cioè, Pandžić e Mizzoni dai, tornati in difesa, e si beccavano quindi con il pubblico locale. E intanto in maniera potremmo dire poco utile ai fini del risultato. Staremo a vedere, c'è intanto un prosieguo, l'arbitro che va a chiarirsi con la panchina, e anche sono esattamente sotto di noi, c'è Fabio che dice ok, d'accordo, il pubblico, ma anche Mizzoni ha imbeccato più volte i tifosi, e in questo momento è proprio l'arbitro che va a parlare col pubblico dicendo basta ragazzi, effettivamente non ha senso sul 27-15, peraltro lo stesso Mizzoni imbeccato inutilmente dal pubblico, un giocatore che ovviamente è comprensibilmente non ha voluto in qualche modo rispondere agli sfottò del pubblico, giocatore ovviamente sempre corretto, e anche peraltro sì, il Bolzano come società non è, sì, diciamo, solito, censurabile, sì, anche, sì, da parte, sì. Il pubblico deve ovviamente restare al suo posto e non entrare in merito, però no, certo, anche provocare. Tuttavia, il pubblico. Tuttavia, Antonio, è una partita, sì, che ormai ha preso il largo, sul 27-16 appena realizzato, quando mancano 20 minuti, davvero di poca utilità rispondere da una parte o dall'altra, diciamo, a sfottò o insulti più che giustificati, insomma, in quando c'è di mezzo lo sport, però entro i limiti previsti ovviamente da un minimo di decenza umana e di convivenza tra esseri umani. E intanto ancora Yelsam Angiolini cerca lo spazio rapido su Mizzoni, che questa volta è bravo a contenerlo, e la palla che non arriva a Hosting, altrimenti sarebbe stato gol anche questo, probabilmente, non, sì, sappiamo stasera, per quale ragione, ma stasera probabilmente l'avrebbe messa dentro. L'andazzo è questo. Adesso ancora Angiolini cerca Sperti, che è rapidissimo, prova a guadagnare il centro del campo, bella palla di Yostam per Cantore, anche se bella l'idea, probabilmente un po' meno la realizzazione, perché la palla per Cantore è stata un po' troppo a ridosso della linea dei 6 metri, non dando la possibilità al giovanissimo giocatore italo-argentino di arrivare. Commette il primo errore di serata, andare a riposare in panchina per... E intanto quindi, come detto, Hosling sarà fuori per 2 minuti, 27-16, tiro dai 7 metri ancora, sì, incaricato Eric contro Alessandro Leban questa volta, vedremo, spacca l'incrocio e anche il rumore, sì, ne rende atto, quindi 27-17 al minuto 13, quasi bravo come noi a tirare i 7 metri. Beh, tu ce l'avevi quell'incrocio, e tu anche in movimento, devo dire. Eri celebre per togliere la ragnatela, come si suona. Solo quello, da fermo.
esperti, Yestam, Angiolini, Yestam. Esperti, uomo in meno, porta libera quindi per la Junior, Notarangelo, Angiolini arresta il suo incedere, poi Yestam, esperti, molto movimento da parte della Junior, molta velocità, Angiolini va a conquistarsi un fallo. È Corcione che ovviamente è al posto di Hosting sulla linea dei 6. Si alza il braccio del passivo. Yestam, mamma mia, strike di Yestam. No, non è spear, è strike questo, perché è fido, pulito sotto, pulito, le gambe. Non ha toccato nessuno, non ha toccato neanche Hermones, che forse esattamente come nel primo tempo ha avuto la stessa difficoltà nel prendere una palla così bassa. È stata grandissima la parata di Levan su Mizzoni, che viene beccato. Però anche questa è stata bella parata di Levan, e buon tentativo da parte del numero 34 del Bolzano, però bravo Levan. Molto bravo Levan. Yestam, Berti. E come sempre quindi la basta poco ai tifosi bianco-azzurri pugliesi per esaltarsi, e in questo caso 28-17 più 11 con questa bella parata di Levan ha fatto partire il celebre urlo della palestra Franco Zizzi. Qui Panzic che chiede scusa a Angiolini, che oggi era abbastanza tranquilla, quindi la Mizzoni ha fatto anche un gioco opposto di accendere e di far entrare anche il pubblico è vero in partita, quindi ora si gioca in 8 contro 7. Angiolini incrocia sotto passivo, para Hermones, certo dove andare peraltro al tiro. Angiolini non ha forzato particolarmente anche nel movimento del braccio, semplice anche per Hermones. Sì, era l'ultimo tentativo perché il passivo già un po', intanto Mizzoni tirato giù da Corcione, 9 metri. Ricordiamo che sarà una settimana importante, una settimana santa potremmo dire per la Junior Fasano, con 3 partite, comprendendo anche questa col Bolzano, ingiustificatamente oggi un risultato così largo, però sicuramente una partita temuta anche da Fovi alla vigilia, ma anche con Versano e Bressanone qui intanto dall'altra parte. Angiolini, sì, ma io dico, non ti esce niente oggi, no? Tentare evitalo. Queste cose è proprio antipatico per sì, anche per i tifosi altoatesini che stanno seguendo la partita, certo, e per quanti comunque sì, a un quarto d'ora al termine meno 11 diciamo che statisticamente ancora potrebbero crederci. E intanto time out, ennesimo time out questa volta chiamato da Fovio. Vediamo, soprattutto cerchiamo di capire dalla panchina del Bolzano se Sporcic ha delle indicazioni particolari anche per Mizzoni dal punto di vista comportamentale, ma invece no, sta provando a parlare soprattutto con il suo giocatore più rappresentativo Turković, nel cercare di ragionare su movimenti e schemi probabilmente già in vista della prossima partita, quindi cercando di migliorare dei meccanismi che possono servire, non più oggi probabilmente. Ma staremo a vedere, perché la Junior Fasano tra l'altro è già rientrata in campo, quindi ha già le idee chiare, e adesso anche a ruota il Bolzano. Sì, una pausa, un break minimo. Intanto sta per ripartire il match. Ultimo quarto di gara, 28-17 il parziale, match che ha poco da raccontare se non altre giocate spettacolari. Yestam che la scambia con Petrovski, che è entrato esattamente al quarto d'ora come nel primo tempo. Fa girare bene palla adesso la Junior Fasano con il tiro di Notarangelo. Qui non so quanto sia gol di Notarangelo o errore in questo caso di Hermones, sì. Anche perché ha fatto un cambio praticamente, sì, in corso, intanto rischia il passivo ora la Junior. Questo diciamo che è sicuramente con questo vantaggio, sì, diciamo che non. Poi abbiamo visto anche la rete bella finalmente di Panzic dopo una sagra ricca di errori. Sì, a trovare probabilmente fra tutti quello che più è pesato è sarà proprio la giornata, no, di Panzic, giocatore dal quale ci si aspetta sempre tanto. E ora, intanto poteva entrare Messina, poteva entrare lui,
forse ha cercato di sbloccare il capitano generoso Notarange. I due tra l'altro molto amici, insomma, quindi magari fatto non in maniera involontaria, ma come dicevi giustamente voluto. Ancora Pancic, mamma mia, effrazione di passi proprio scolastica. Messina poi anche lui va a fare passi, ma sotto fallo. Ribatte veloce Notarange, aveva sbagliato, ma c'era da Sì, tra l'altro brutto errore di Notarangelo, per fortuna, per sua fortuna, il gioco era stato, non era mai stato riavviato da parte dell'arbitro. Entra intanto anche Pugliese, adesso Gjostam, Corcione, Petroschi cerca lo spazio, ancora secco quest'oggi il numero 27, Pugliese, ancora Petroschi, prova ad entrare, viene fermato con la sua solita foga agonistica, con la tenacia che lo contraddistingue il giocatore macedone, e intanto chiama lo schema doppio pivot con Corcione, che esattamente come nel primo tempo la tira alta sopra la traversa, e dall'altra parte ancora Udovcic, subisce questa volta fallo Pancic. Mizzoni e Udovcic si scambiano, Udovcic dice stai schiacciato sulla linea dei 6 metri, schema richiamato anche ancora una volta dal numero 22, il giocatore probabilmente migliore in campo per la sua squadra. Intanto arriva anche il doppio pivot, ancora Pancic cerca lo scambio, Mizzoni prova a dimenarsi tra due avversari, poco male per Sperti, ma Corcione è uno della sua stazza e quindi riesce a fermarlo. Ancora Pancic cerca lo spazio, Udovcic il tiro, bel gol di Udovcic, rapidissimo nell'alzarsi e tirare, quindi si conferma come detto il migliore dei suoi quest'oggi. E intanto ancora Gjostam in posizione come al solito di regista, di playmaker. Qui Pugliese cerca ancora Corcione. Corcione che speriamo trovi la rete, perché ha bisogno di sbloccarsi. Due errori non indifferenti del primo nel secondo tempo. Intanto ancora Gjostam cerca Sperti, la palla finisce sulla gamba del numero 34 Mizzoni, ma sarà ancora 9 metri per la Junior, si alzerà brevissimo il passivo, eccolo qua Gjostam, prova il tiro, che bel gol signori, questa è palla a mano allo stato puro, questo giocatore è incredibile, un gol meraviglioso per il movimento di polso, per la capacità decisionale, per la... Ancora dall'altra parte è il momento Sibilio, anche sì, di Simone Sibilio che si presenta bene. Qui tanto al limite dei passi Petroschi che cerca Corcione, 32-19. Applausi per Petroschi, applausi per Sibiglia, applausi finalmente anche per Corcione. Sì, nell'ordine, bella parata di Simone Sibiglio, ovviamente un po' più semplice il tiro rispetto ai precedenti per Corcione, qui non poteva sbagliarlo. Tanto si riprende il gioco dopo la breve pausa per asciugare la sfera, ora nelle mani di Pancic che scambia con Dovcic. Rossignoli entra come secondo pivot, Pancic incrocia Sibiglio, bravo, pronto, anche se non fortissima la conclusione di Pancic. Poi l'altra parte Pugliese, Petroschi trova il muro della... Sì, diciamo che la parata di Sibiglio è una parata che fa morale, una parata non difficilissima. Sibiglio insomma è un portiere, seppur secondo portiere, ma diciamo un portiere che può tranquillamente essere presente in quel livello di tiro, però sicuramente fa morale proprio per questo, è un giocatore che sta crescendo e abbiamo visto esultare anche con Fovio proprio per questa ragione. Intanto anche Leo Boggia in posizione di ala destra in campo rischia i passi, rischi i passi, io sta poi fino in fondo partendo Rottensteiner, che ha preso anche lui il posto di
di Hermones tra i pali della difesa ospite. Esce Fantinato, entra, rientra meglio Turković con Walker, posizione di terzino destro. A parte Trevisol, sono praticamente tre di tutti nella formazione del Bolzano. Intanto Udovic, bella rete. Nella fissa del Fasano invece la lista di ingressi è terminata. Bella palla di Petroschi per Corcione, è bella anche la parata, però tiro non irresistibile da parte del giocatore pugliese. Bravo però Petroschi nel servire il compagno, che poi ritrova il posto palla per un'invasione dubbia, non dubbia. Walker non è stato molto rapido, sì, ha perso la strada, poi evidentemente ha schiacciato il piede, quindi dubbia la goffa, diciamo. Dio Sam alla Messina che subisce fallo. Bene, fino a questo momento quindi il neo entrato, intanto pugliese come al solito col sinistro, e intanto dall'altra parte rapidissimo Turković prova a scalare, ma qui attacco. Evidentemente sfonda e fa in attacco. Bravo però anche in questo caso pugliese, e da un evidente fallo in attacco si è tramutato in un poco probabile due minuti ai danni di Corcione. Cioè, questa decisione onestamente è poco condivisibile. Sì, diciamo, Antonio, che ci sta sull'inerzia, nel senso un po' fischi il fallo, se non visto proprio di prima, poi ci sta il movimento di Corcione falloso da 7 metri e esclusione per due minuti, però certo era abbastanza fallo precedente, non se la sono sentita i due arbitri fischiare. Poi Dolcic è disinnescato da Simone Sibiglio, anche qui tentativo onestamente brutto. Che tiro era? Cioè, non riesco a capire cosa volesse fare Udovcic, non ha veramente senso. Cioè, probabilmente anche se non l'avesse presa Sibiglio, non so, non sarebbe arrivata in porta, era schiacciata lentamente, insomma una palla davvero poco comprensibile. Here Sam Petroschi, pugliese Petroschi, qui forse c'era una pressione difensiva che ha fatto sì che potesse andare al meglio al tiro. Poi vediamo attaccare Walker che entra, ma ancora Sibiglio, pelle d'orso di Simone Sibiglio, braccio al zelo, al cielo per Vito Foglio. Questo urlo Simone che tanto ricorda i Vito dei tempi di Fovio, proprio perché come sappiamo Simone Sibiglio, giocatore fasanese, insomma, quindi che tanto questa è proprio una parata alla Fovio, alla Fovio, esatto, leggendaria. Peraltro un giocatore appunto che segue le orme, no? Ricordiamo nell'anno in cui si è infortunato ha preso il suo posto a fine stagione. Qui tanto ancora Osling 100% al minuto 25, e intanto attenzione perché Jostam davanti a noi si tiene fortemente il volto con le mani, sembra quasi, no, si rialza, il timore che avesse perso i sensi, perché comunque era praticamente fermo a terra, si rialza dolorante. Sì, è Bearic che dai due minuti all'arbitro e vede la scherzosa, perché non sappiamo se ha visto il commissario, perché gli arbitri non sembra si siano avveduti di nulla, sono tutti in campo regolarmente, quindi è entrato Trevisol nelle file del Bolzano, quindi tutti gli effettivi convocati, 14 per parte, sono scesi sul parquet della palestra Zizi. Nulla di fatto, più 15 junior, comunque risultato abbastanza decisamente largo, ormai, direi di sì, la partita è finita, tempo. Insomma, adesso staremo a vedere attendendo questi ultimi 5 minuti. Si è liberato con poi la palla che finisce che trova, sì, anche in questo 21. Caso non c'era da aspettare, c'era da aspettarsi magari una parata di Sibiglio, ma in questo caso bravo Rossignoli nell'entrare in maniera abbastanza decisa prendendosi spazio e arrivando
a tirare da una posizione un po' più centrale. Poco ha potuto Sibilio in questa occasione. Ancora Jostam, che sembra quindi essersi pienamente ripreso, cerca questa palla, però bravo Mizzoni nel comprendere tutto. E dall'altra parte ancora lo scambio con Rossignoli, il tiro e ancora la parata di Sibilio, ma questa volta forse l'errore è stato commesso a Rossignoli, che così vicino gliel'ha tirata praticamente addosso. Sì. Ma questo non fa che accrescere la reputazione di Sibilio per la partita di oggi. Ci sono delle proteste da parte della panchina del Bolzano che non ho compreso sinceramente, perché non ho notato delle situazioni. No, infatti non... ha tirato completamente solo Rossignoli. Sì, peraltro è arrivato liberamente in maniera abbastanza tranquilla al tiro. Intanto ancora Petroschi, bella palla per Corcione, la parata questa volta bella, sì, bella questa sì, volta di, da parte di Rottensteiner. Ora cambia subito il gioco dall'altra parte il Bolzano. Il tentativo di tiro viene però schiacciato a terra Walker. E si riprenderà quindi dai 9 metri con Mizzoni, ancora Walker, ancora Udovcic che prova il tiro sotto mano. Turković che chiama Rossignoli, lo fa scorrere in posizione di doppio pivot. Ancora Udovcic, prova ad entrare, cerca Mizzoni che tira, schiacciando a terra, viene però abbattuto da Pugliese. La palla schiacciata a terra finisce fuori, ma saranno comunque 7 metri. Questa volta non è più Udovcic, è che Turco. Prima praticamente non ha tirato, e sarà Turković. Sì, Turković contro Sibilio, la tocca anche questa volta Sibilio, non evita il gol numero 22 da parte del Bolzano, che cerca di indorare un po' una pillola complessissima. Perdere di 13, che sia 13 o di 15, cambia poco. Ci sarà tanto da fare e tanto da rivedere sicuramente per Mario Sporcic. In virtù di quelle che erano le premesse della partita, forse questa sconfitta non allontana soltanto in termini di classifica il Bolzano dalle Final Four, sì, ma finisce fuori di fatto. Anche emotivamente, insomma, sì, c'è tanto qui da rivedere. La strada del Bolzano. D'altra parte poi c'è il piede fuori da parte di Rossignoli, quindi in maniera fortunata per certi versi di Junior recupera il possesso palla. Ormai mancano 2 minuti al termine della sfida. Ancora Angiolini, Pugliese, ancora Petroschi per Boggia, che era entrato dall'altra parte per cercare di trovare lo spazio, di alzare il braccio del passivo. Petroschi, anche lui entra nella sagra del gol di stasera. 36-22 il parziale. E quando manca 1:20, 14 gol di differenza, ancora attacco per il Bolzano. Partita ormai che ha ben poco da dire. E intanto ancora, qui forse un po' casuale, abbiamo visto che Sibilio ha alzato lo sguardo e non se l'aspettava e se l'ha ritrovata tra le mani. Petroschi prova a entrare schiacciando con un bel tiro e portando quindi 37-22. Bella la finta di servizio all'ala, sì. Poi quando recupera subito palla con Angiolini, recupera nuovamente il pallone ancora Petroschi, che vuole adesso farsi o regalare a Boggia il primo gol della partita. E qui prova ad entrare Boggia, però il fallo. Sì, forse c'era il fallo in attacco, invece viene maschietto, fallo alla difesa. Esatto, probabilmente il fallo era più commesso che subito per il numero 15 della Junior Fasano. Sì, si è andato a cercare un angolo morto ormai, è difficile, sì. Anche, a meno che non sei tanto più rapido del difensore. Però, sì, diciamo che specialmente allargandoti, se non hai nessuno lì, c'è ben poco da pretendere. Intanto ancora Petroschi che prova a cercare lo spazio, poi serve il compagno con la 7, c'è Corcione nel probabilmente ultimo gol della Junior, non della partita. Staremo a vedere adesso questi 10 secondi per il Bolzano, che portano quindi la Junior sul 38-22. Mancano 7 secondi, è lì che se la passano i giocatori del Bolzano, fanno finire quindi la partita in maniera estremamente corretta
è proprio Mizzoni e Angiolini che si abbracciano, ma una partita che ha avuto sin dall'inizio veramente ben poco da dire. Sì, pensavamo che lentamente il Bolzano potesse rientrare, però oltre meno 4 minuti, intanto Mizzoni chiede scusa al pubblico della palestra Gigi e si prende l'applauso, diciamo che è giusto che concludesse così, sì, ci sì, sta che l'adrenalina avesse portato un po' di frustrazione, vista sì, anche l'andamento spento dell'incontro, però poi tutto è bene, quel che finisce bene, sia per la Sidia sì. Gruppo Asano, quindi mette un altro passo importante verso i playoff, la conquista dei playoff, scudetto, l'obiettivo, il primo obiettivo stagionale, e ora c'è da fare gli altri due passi per cercare anche di puntare al secondo posto, quindi lo scontro diretto col Conversano di mercoledì, poi la sfida di Bressanone contro la fortissima capolista che in realtà in coppa è stata messa seriamente in difficoltà dalla Junior nella finale, e poi ci sarà, ricordiamo, l'ultima giornata anche la trasferta di Sassari, che cerca la quinta incomoda tra le quattro, a cercare anche lì a rientrare questo novero di atleti. Quindi delle cinque gare che mancano alla fine del campionato, quattro oggi, sicuramente tre sono scontri diretti, vedremo cosa accadrà. Staremo a vedere come andrà a finire con il Bressano per il Sassari, ma ovviamente la tua disamina è stata assolutamente completa, ed anzi insomma una Junior Fasano che con questi punti si avvicina alla possibilità di appunto concludere in maniera egregia la stagione, già essere nelle prime quattro sicuramente importante, ma sul campo, come dicevi, la differenza che si vede oggi in classifica con il Bressanone non si è vista. Staremo quindi a vedere come si evolverà la stagione. Siamo nella fase più bella, appassionati e appassionate di pallamano, continuate a seguire. Sì. Entriamo nel momento più vivo e più bello dell'anno. Sì, appuntamento a Conversano, dove i nostri amici faranno la diretta mercoledì alle 19 di questo derby, che è sempre leggendario. Beh, tra queste due squadre, e poi appuntamento invece qui alla palestra di sabato, dove alle 19 invece scenderà in campo la capolista Bressanone, e saremo felici di raccontarvi anche questo match. Buonasera e grazie per averci seguito. Un abbraccio, a presto. Ciao.